Amici di Quarta Parete, buonasera, mi sono spostato all'Off Loft Theater qui in via Giulia e sono con Patrizia Schiavo. Buonasera Patrizia. Buonasera, il dono dell'ubiquità, sei fantastico, sì, riesci a stare dappertutto. Questo è sempre per il bene del teatro ovviamente. Allora, parliamo di Il Laboratorio della Regina. Parliamo del testo della... da te scritto, sì, e da te diretto, e insieme a tante altre belle fanciulle. Sì, 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 sì. Una delle mie ultime fatiche, siamo in 7, 8, 9, 10, in realtà siamo una diecina. È un numero variabile, sì, e questa è la novità di questo allestimento. Certo. Perché per complicarmi la vita, nonostante lo spettacolo, no, abbia avuto successo, è piaciuto a tutti, no, bellissime recensioni, pubblico entusiasta, io ho deciso di complicarmi la vita e inserire delle attrici a sorpresa che sera per sera raccontano delle cose nuove, quindi ci sono dei nuovi pezzi, dei nuovi inserti, delle attrici. Quindi c'è stato un aggiornamento, un upgrade, potremmo avevo voglia di destabilizzarmi un po', no? Di uscire dalla zona di comfort, perché dobbiamo tutti uscire dalla zona di comfort, esatto, altrimenti il teatro non ha senso. Sì. Ti volevo chiedere, con questo spettacolo in realtà non fai solo informazione, ma fondamentalmente cerchi una trasformazione del pubblico, cioè di portarlo a una consapevolezza, vero Patrizia? Beh, insomma, questa è la sfida. Sfida è riuscire ad aprire gli occhi, ampliare le nostre consapevolezze, facendo anche ridere, certo, perché c'è sempre, no, lo spauracchio, il teatro di impegno civile deve essere pedante, deve essere noioso, diciamo, deve essere palloso. Assolutamente sfatiamo. No. Qui ridiamo anche molto, sfatiamo tutti i cliché, i luoghi comuni, i tabù sulla femminilità, sulla sessualità, le cose anche più piccanti, più divertenti, quelle indicibili, scioriniamo tutte le nomenclature possibili e immaginabili. E poi però gradatamente arriviamo alla riflessione, quindi gradatamente arriviamo ad affrontare il tema della violenza, del femminicidio, c'è uno spaccato metateatrale, diciamo, che riguarda, è tratto dai diari delle vittime bosniache, che arriva un po' come un cazzotto nello stomaco inaspettato, e che però proprio perché affonda le radici nella, diciamo, nella leggerezza, nell'ironia, nel sarcasmo, nel grottesco, diventa ancora più forte, perché io credo che la realtà sia fatta di questa dicotomia continua, no? Una realtà che è anche preoccupante, però, visto gli ultimi episodi che ci regala la cronaca, purtroppo, ahimè. Sì, è una realtà preoccupante. Io all'inizio pensavo, dico, ma forse non è vero che sono così in aumento i femminicidi, probabilmente è semplicemente l'effetto mass mediale, no? che focalizza l'attenzione. No, purtroppo poi ci documentiamo e ci aggiorniamo con le statistiche ed è in continuo, è un fenomeno che è in continuo aumento. Il discorso di parlare di questo fenomeno all'interno di uno spettacolo che vuole essere godibile e leggero, per me significa anche questo, sottolineare la banalità del male, cioè noi riusciamo, no, anche attraverso tutto il fenomeno mass mediale, a switchare continuamente dal serio al faceto, cioè dalle trasmissioni più inutili, no? Pessima televisione, che ci annichiliscono, ci addormentano, che ci mandano il cervello all'ammasso, assolutamente, e che sono anche testimonianza della crisi dei valori in cui viviamo, e poi a questi fatti di cronaca che ci devono far riflettere. Insomma, per questo parlo della necessità di fare un teatro che sia anche specchio della società. Assolutamente. No? E il femminicidio e queste tragedie in realtà vivono all'interno di un meccanismo di superficialità totale, di banalità totale, per cui anche il male, ahimè, è diventato banale. E quindi l'attenzione deve essere sempre tenuta molto alta, giusto?
Sì, dovremmo, sì, almeno sì. Io credo che il dovere dei noi artisti sarebbe certo. Quello di svegliarci, no? Di risvegliare lo spettatore, tirarlo in ballo, scuoterci. Creare consapevolezza, dai, l'ho detto prima, ma almeno, almeno provarci, porci delle domande, ecco, non aspettarci sempre delle risposte, porci delle domande, interrogarci, fare qualcosa che faccia discutere, che faccia, che provochi. No? Un dibattito serio, esatto. Insomma. E ti volevo dire l'ultima cosa, certo questi progetti così belli meriterebbero di essere sostenuti, Patrizia. Meriterebbero di essere sostenuti, siamo in un momento assolutamente drammatico per la cultura. Ma da sempre, mi pare che ultimamente è un periodo che Sta andando sempre peggio, sì. Non c'è spazio purtroppo per un tipo di teatro sociale, esatto, e quindi il teatro che sopravvive è un teatro commerciale, cioè che ha diritto di vivere, per carità, però insomma è preoccupante. Sì, ma non dobbiamo adagiarci. Non dobbiamo adagiarci, no? Esatto. Dobbiamo resistere. Non scoraggiarci, dai. Dobbiamo assolutamente resistere, andare avanti e cercare di fare del nostro meglio. D'altra parte, se siamo animati da questa necessità, da questa urgenza di fare, diventa una missione, non dobbiamo lasciarci distruggere. Tu, Patrizia, so che vai per uno. Vado per uno, io vi lascio in compagnia di Silvia Grassi e vi saluto e vado in camerino.